Salve, qui il vostro Sentin Chan. Niente, questa mattina ho ascoltato il telegiornale e l'ho commentato in Spreaker. Roma rischio fallimento. E mi è venuto in mente un film, Roma città aperta. Lì almeno si sapevano chi erano i nemici. Venivano da fuori, erano stranieri. E attaccavano la città, la occupavano, erano i nazisti. Adesso invece sembra che vengano dall'interno i nostri propri politici, assessori, intendenti, che sono della stessa città o dello stesso paese. Altro che Roma città aperta, Roma città in fallimento. Ma chi l'ha ridotta così? Dei cittadini nostri, non degli invasori, dei barbari invasori. E chi li ha messi in quelle sedie, in quegli scanni, in quelle poltrone? Voi tutti, in questi ultimi anni, che li avete votati, di qua, di là, tutti gli inciuci. Allora di chi è la colpa? Loro o vostra? Pensateci la prossima volta che andate a votare. Perché adesso non so se Marini fa dei problemi a Renzi o ha delle ripicche con Alemanno, fanno delle risse nelle camere comunali, ma tutte queste arlecchinate chi le ha favorite votandoli? Beh, è ora che gli italiani si assumano tutti le loro responsabilità, non solo i politici, ma anche chi li ha messi nei luoghi di potere, gli elettori. Beh, ogni tanto bisognerà fare dei mea culpa, sinceri e autentici. Questo è stato il mio messaggio per oggi, che lo carico così, senza dargli il formato. Mi raccomando, la politica è una cosa seria, ancora di più votare. Non ripetiamo gli stessi errori, anche se ultimamente in Italia non è più di moda votare. Ciao. Ciao Travaglio, quando mi vuoi nel tuo fatto quotidiano come collaboratore, fammelo sapere.